Gentile Presidente e consiglieri, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto la fibromialgia come malattia reumatica nel 1992 attraverso l'adozione della cosiddetta dichiarazione di Copenaghen, che stabiliva la fibromialgia come una diagnosi a sé e che la inseriva all'interno della classificazione statistica internazionale delle malattie, cosiddetto ICD-10, definendo la fibromialgia come una condizione dolorosa, non articolare, che coinvolge prevalentemente i muscoli e che dà un dolore muscoloscheletrico cronico e diffuso. Gli altri sintomi sono stati precedentemente descritti. Nel 2008 il Parlamento europeo ha approvato una dichiarazione per invitare la Commissione europea e il Consiglio a mettere a punto una strategia comunitaria per la fibromialgia, in modo da riconoscere questa sindrome come una malattia e da incoraggiare gli Stati membri a migliorare l'accesso alla diagnosi e ai trattamenti. In realtà l'Italia non ha ancora provveduto a tale riconoscimento e ad oggi la fibromialgia non risulta ancora inserito nel registro ufficiale delle malattie e dei livelli essenziali di assistenza da poco approvati. La politica di contrasto alla fibromialgia risulta particolarmente disomogenea anche sul territorio nazionale. Le province autonome di Trento e Bolzano hanno già riconosciuto la sindrome permettendo ai malati di godere dell'esenzione e di avere riconoscimento in sede di determinazione di invalidità civile. Il Veneto ha riconosciuto come patologie rare la fibromialgia e l'encefalomielite mialgica benigna, con la legge 6/2015, prevedendo l'esenzione del ticket per le diagnosi e le relative terapie. La Toscana ha approvato la costituzione di un tavolo tecnico di confronto sul tema. Infine, sono state votate numerose mozioni in diverse regioni che impegnano le giunte regionali e il governo nazionale affinché la fibromialgia venga riconosciuta come malattia invalidante. Ricordiamo che nella nostra regione, già nella precedente legislatura, era stata depositata una mozione sulla fibromialgia e che, come precedentemente detto, anche in questa legislatura, il 30 settembre 2015, è stato depositato in Consiglio regionale la petizione dal titolo "Per il riconoscimento in Friuli e Venezia Giulia della fibromialgia, della sindrome da fatica cronica, della sensibilità chimica, quali patologie croniche invalidanti", presentate appunto da 6.515 cittadini. A fronte del ritiro di un nostro emendamento al disegno di legge 116, con cui volevamo recepire le istanze della petizione, è stato approvato l'ordine del giorno numero 1, sempre a firma del Movimento 5 Stelle, con il quale la Giunta regionale si era impegnata a prevedere nella finanziaria 2016 il riconoscimento della fibromialgia e delle altre patologie anche al fine di prevedere la parziale esenzione del pagamento del ticket. A ciò non è però stato dato seguito, nemmeno in sede di possibile accoglimento di un ulteriore emendamento da noi presentato sul tema durante la finanziaria. Non essendo stato dato risposta alle richieste fatte dai cittadini colpiti da queste patologie, abbiamo deciso di depositare il 16 novembre 2016 una proposta di legge per dare anche seguito alle raccomandazioni dell'OMS e del Parlamento europeo. La nostra proposta di legge depositata prevedeva il riconoscimento della fibromialgia come malattia progressiva invalidante per il relativo inserimento tra le patologie che danno diritto all'esenzione della partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie. Prevedeva inoltre l'individuazione di criteri diagnostici oggettivi e omogenei per definire le condizioni cliniche gravi che danno diritto all'esenzione e inoltre l'individuazione dei presidi sanitari pubblici deputati alla diagnosi e alla cura della fibromialgia. In sede di discussione della petizione nella commissione competente, la maggioranza inizialmente aveva espresso parere contrario ad un disegno di legge specifico sulla fibromialgia e si era detta favorevole solo a inserire la fibromialgia nel tavolo regionale sul dolore cronico. Il 13 febbraio 2017, invece, ha depositato una proposta di legge, come detto precedentemente, che prevede l'individuazione di centri di riferimento e di specializzazione per la cura in età adulta, nell'infanzia e nell'adolescenza, la predisposizione di un registro, la previsione di iniziativa di formazione, di sensibilizzazione e la concessione di contributi per le associazioni che si occupano di fibromialgia, proposta poi emendata in commissione. Dopo diversi incontri non si è riuscito a trovare un testo comune rispetto alle due proposte di legge presentate, perché non si credeva possibile agire sull'esenzione,
è perché la formulazione del nostro testo, nella parte in cui la prevedeva, avrebbe potuto prestare il fianco ad alcuni rilievi. Come Movimento 5 Stelle abbiamo quindi presentato nuovi emendamenti alla proposta di legge della maggioranza, che hanno permesso di superare tali rilievi, che prevedono che ai cittadini della nostra regione, a cui viene riconosciuta la diagnosi di fibromialgia, sia assicurato un livello aggiuntivo di assistenza. A seguito di questa proposta emendativa, con alcune modifiche suggerite dall'assessore, è stata recepita la nostra iniziativa, che è l'attuale articolo 4. Questo articolo prevede che la Giunta regionale individui un livello aggiuntivo qualora dalla rilevazione fatta della Direzione Salute attraverso il registro regionale si dovesse riscontrare che le prestazioni diagnostiche e i trattamenti non sono coperti dai livelli assistenziali. Siamo soddisfatti di quanto raggiunto e soprattutto di aver assicurato ai cittadini della nostra regione colpiti da fibromialgia la possibilità di vedersi riconoscere l'esenzione sulla spesa sanitaria e di essere presi in carico da centri di riferimento specializzati per la diagnosi e il trattamento di questa patologia. Ho per questo deciso di aggiungere anche la mia firma al disegno di legge presentato dalla maggioranza. Ci auguriamo che anche a livello nazionale la fibromialgia venga riconosciuta e venga inserita tra le malattie che danno diritto alla compartecipazione alla spesa, sperando che questo sia un primo passo per aprire la porta al riconoscimento e all'individuazione di centri per la diagnosi e la cura anche delle patologie associate. Grazie.